Riconoscere la tipologia testuale è fondamentale perché ci consente di individuare immediatamente i contenuti fondamentali di un testo e lo scopo per cui sono stati prodotti. E quindi tutto ciò è la base per la sintesi e la rielaborazione dei contenuti. Facciamo un esempio: se davanti ho un testo narrativo, dovrò subito individuare la finalità per cui è stato prodotto. Se è informativa, questo è un articolo di cronaca, se invece di altro tipo è un testo narrativo letterario. Ora un testo narrativo letterario lo riassumo suddividendolo in sequenze, da lì quello che mi interessa sono i fatti. Anche nell'articolo di cronaca mi interessano i fatti, ma soprattutto le informazioni. In un testo espositivo vado a individuare i dati e le informazioni fondamentali. E sono dati e informazioni oggettive e su questa base opero la mia sintesi. In un testo argomentativo non vado a cercare soltanto dati e informazioni, ma soprattutto l'opinione espressa dall'autore. Ora, riconoscere la tipologia testuale mi consente di individuare le informazioni, i contenuti fondamentali di un testo, di sintetizzarle e di rielaborarle in forma autonoma. Conoscere le tipologie testuali è fondamentale per affrontare al meglio la prima prova dell'esame di Stato, la prova d'italiano, in particolare la tipologia B. Allo studente si chiede infatti di scrivere un testo proprio sulla base della sintesi e della rielaborazione di altri testi. È ovvio che per far questo lo studente debba avere una familiarità con le tipologie testuali per riconoscere le informazioni fondamentali, sintetizzarle e rielaborarle in forma autonoma. Ma soprattutto, carissimi ragazzi, conoscere le tipologie testuali è una competenza fondamentale per la vita, una competenza di cittadinanza, soprattutto è un antidoto contro la malattia dell'analfabetismo di ritorno.